Allora, il primo premio di questa sera per storie di donne va a una donna che io chiamo qui per premiare. Si chiama Nilde Russo e di lei ci parlerà lei stessa. Nilde Russo! Buonasera a tutti. Niente, voglio prima di tutto ringraziare Erasto Pollulli per questo spazio meraviglioso. Oggi sono così contenta di essere qua, veramente un piacere immenso, perché vengo a sapere di queste iniziative stupende che ci sono, queste donne di valore, e sono veramente stupita e compiaciuta e mi innamoro sempre di più di Rosolini. Mi prendono in giro perché dico: oh Rosolini, ma cosa c'è Rosolini? Rosolini, ci sono le persone. Brava. Ci sono persone vere e solide, famiglie solide, e lo sapete che la famiglia è fatta dalla donna, e quindi oggi è la nostra festa. Si può essere donna in vari modi, però io penso sempre alla Madonna. Voi lo sapete, chi mi conosce, sono molto legata alla Madonna, che è la mamma di tutte le mamme, che ci abbraccia sempre, ci sostiene. Sostiene non solo noi, dovrebbe sostenere anche gli uomini, che ci pensano un po' poco. E allora io vi chiedo di fare un po' da tramite. Cioè avvicinate gli uomini, i vostri figli, i ragazzi, alla Madonna. Perché la Madonna ci abbraccia e ci sostiene. Io la tengo sempre a mente come modello. Cosa farebbe la Madonna in questo caso? Cosa direbbe la Madonna in questo caso? Che non è facile, però è il modello più bello che abbiamo, eh? Io dipingo, voi lo sapete, che è il mio soggetto preferito, è la Madonna. Io vi ringrazio tanto anche per questo premio. E vi saluto e auguro alle donne, ma anche agli uomini, di celebrarvi sempre, ogni giorno, celebrare non solo la donna, ma se stessi, la persona, come se fosse l'ultimo giorno. Voi sapete che io ho vissuto una malattia importante, una leucemia che mi ha seguito fino a quando, insomma, a 40 anni ho dovuto fare un trapianto di midollo. Mi è stato donato da una ragazza di 27 anni. Io colgo sempre l'occasione per sensibilizzarla. Tipizzatevi. Che significa? Un semplice prelievo di sangue che viene inserito nella banca internazionale, che può salvare vite. Io devo dire grazie a una ragazza di 27 anni che mi ha donato il suo midollo. Questo è importante. E niente, io con questo avviso e questa sensibilizzazione vi saluto, vi abbraccio e auguri a tutti. Riceve il premio Storie di Donne.